passo la parola a Stefano Centonze per chiudere e poi io vi saluterò prendendo l'impegno. E veniva da pensare a proposito dell'apprendimento che la chiave di tutto in questo sia il benessere dell'insegnante, cosa di cui molto spesso ci dimentichiamo. Cioè, molto spesso l'insegnante, questo chiaramente è il mio punto di vista, trascura il fatto che la classe lo osserva molto più di quanto lui non possa osservare la classe. E quando la classe lo osserva principalmente per cercare di entrare nelle sue emozioni. Lo mette anche alla prova, lo fa sperimentare rispetto alla capacità di autocontrollarsi. L'autocontrollo è fondamentale, ma il modo di esercitare il ruolo che comunque istituzionalmente ha l'insegnante, quindi la leadership, no, del suo ruolo di insegnante, spesso non lo mette in condizione di trasmettere quelle emozioni che facilitano l'apprendimento, perché anche l'insegnante è un uomo, è stressato, vive le difficoltà che viviamo tutti, litiga col marito o con la moglie, deve accompagnare i figli a scuola, arriva in ritardo quei due minuti, arriva già con un'ansia che lo mette in condizione di non performare a volte esattamente come vorrebbe. E quando questo non accade, o meglio quando accade, diciamo che ci sia questo cortocircuito, a volte può trasmettere rabbia. Quando trasmette rabbia o se trasmette l'ansia che ha, quell'insegnamento si accompagna con quell'emozione. E quando quell'insegnamento viene erogato con quel tipo di emozione, viene assorbito con quell'emozione. Vuol dire che chi la patisce, quell'emozione di rabbia o di paura, può subire una frustrazione per cui quell'informazione non la vorrà mai più recuperare, perché recupererà nella sua memoria l'emozione di frustrazione e di paura che ha vissuto quando l'ha appresa. Questo è il motivo per cui spesso i processi di apprendimento fanno cortocircuito, perché bisognerebbe ricordarsi che nell'apprendimento, dopo l'esperienza, quindi dopo che si esponga ad un'informazione, bisogna darsi il tempo perché quell'informazione sedimenti, e sedimenta se è accompagnata da qualcosa che dia un'accezione emotiva forte, importante, perché è in quel momento che si può astrarre significati da quello che si sta apprendendo, e solo così si può arrivare poi ad una sperimentazione di quello che si apprende. Invece che cosa accade? Che per via del fatto che oggi mediamente c'è poco coinvolgimento emotivo, o comunque non quello di cui noi vorremmo parlare, che quando ci si espone ad un'esperienza sensibile si cerchi immediatamente di mettere in pratica, saltando delle fasi. E questo non funziona, perché questo va in cortocircuito. Allora, a questo punto, onorevole, a lei la parola. Noi avremmo delle intenzioni meravigliose da portare in termini di novità all'interno della scuola, ma non possiamo farcela senza di lei. Grazie Stefano per il tuo invito a prendere un impegno, ma siamo qui proprio per questo, per dire chiaramente ad Artedo, ma a tutti gli operatori, a tutte le persone che dico di buona volontà, che lo fanno per lavoro, ma lo fanno anche perché ci mettono l'anima, decidono di dedicare la propria vita, perché la vita non va soltanto vissuta, ma va pensata e poi dedicata. E allora su questo anche la politica credo che debba dedicare il proprio impegno a iniziative così meritorie. In ragione di ciò io prendo l'impegno di presentare una risoluzione chiederemo a questo governo di poter inserire nei programmi didattici, di poter dare maggiore attenzione a questi temi, i temi dell'intelligenza emotiva, dell'educazione sociale, dell'educazione alle emozioni, pensando che la scuola debba certamente essere lo studio della matematica, dell'inglese, del latino, del greco, di tutte quelle materie che oggi compongono gli insegnamenti, ma che insieme a questi ci debba essere con diritto e con chiarezza anche altro tipo di insegnamento, che è quello che va verso la costruzione di cittadini migliori, di italiani migliori, perché essere maggiormente consapevoli di sé, delle proprie emozioni, come abbiamo sentito oggi,
da Stefano Cintonzi, da Raffaella Altiero, da Lia Rossi, per essere delle persone, dei cittadini migliori, è necessario conoscere meglio se stessi, conoscere le proprie emozioni, saperle riconoscere e poter in questo mediarle nella relazione con sé e con gli altri. Questo permette di far sì che la scuola, come dicevi prima Stefano, in quanto ascensore sociale, possa davvero compiere il proprio compito, cioè quello di far diventare le persone dei protagonisti della propria vita e anche della propria nazione, ma della propria Europa. Credo che è una sfida che vada colta, noi lo faremo, io lo farò come deputato, come Fratelli d'Italia, ma cercheremo di contagiare tutti gli altri gruppi. Sono certa che troveremo tante e molte sensibilità tra i deputati che compongono questo Parlamento, questo ramo del Parlamento e poi certamente anche l'altro, quello del Senato. Quindi ringrazio a te per l'aiuto che ci dai e che ci hai dato a poter focalizzare meglio questi temi, nella speranza di rivedervi presto qui, magari per festeggiare un'iniziativa governativa, sperando che il governo sia così sensibile e attento e possa introdurre tutto questo nella vita concreta dei nostri studenti.